Ciao a Ciao a tutti e tutti, benvenuti in benvenuti un in un nuovo nuovo video. video. E soprattutto iscrivetevi al canale, signori, ma Bravi. soprattutto iscrivetevi al canale perché oggi è giornata di Champions League e quindi siamo qui riuniti in questa casa. No, ma noi siamo qui per aprire le uova di No, Pasqua dell'Idol. sì. Per Non c'entra niente la me tua c'è squadra. un'attenzione diversa. Ovviamente ora spacchetteremo queste uova, vedremo cosa c'è dentro. Ridiamo, scherziamo, però c'è molta tensione nell'aria. Quindi, benvenuti, signori. Se non vi siete Vi iscritti, prego. iscrivetevi. Se non è la prima volta che siete in questo canale, io sono Luca e lei è la Bubina e lei è Babi. Vi prego, siamo un canale serio. Non è vero. Non è vero, però siamo molto No, simpatici. praticamente, sapete Allora, cosa succede qui ogni volta? Cioè, dimmi. praticamente è questo. Cioè, lei fa il video. E io in realtà, io faccio una reaction Il del suo giullare. video, però dentro il video. Vabbè, se nel Vabbè. caso voi non condivideste la fede calcistica di mio marito, non chiudete il video perché siamo qui per altro. Si è messo la maglietta all'Inter proprio perché oggi Vabbè, ognuno ha le sue se, se, croci. Lei che. la mia sei tu. Allora, siamo qui perché abbiamo già fatto un primo episodio dove aprivamo le uova di Pasqua dell'Idol, quelle classiche, diciamo, quelle basic, quelle cioccolato fondente, bianco, al latte, piccolo, grande, medio, anulare, ok. Adesso invece Simpatica, siamo. Oh, proprio c'è la prima una cosa. volta proprio sentite c'è proprio una simpatia in lei. Proprio. Chiara, che simpatica Roba umorista. che cioè Allora. l'Alpi Tour la vorrebbe con lei proprio in tutti i tour di Di Alpi. vacanze di Tutti i tour delle Alpi. no, gli Alpi Tour Alpi di tour. Tutti i tour delle Alpi. sì, Mi vabbè. vorrebbero. Tutti i tour. Vabbè. Bello. Sempre visto? Vai. Ciao, tosse, vedete. Sì. Siamo qui perché Lidl è molto famoso per le sue uova un po' pazzerelle. Un po' pazzerelle. E queste sono le uova pazzerelle dell'Idol. Le abbiamo prese tutte e tre. A onor del vero, la settimana prossima ne esce una quarta, che sarebbe l'uovo con le nocciole intere. Abbiamo pazienza di aspettare fino alla settimana prossima? No. E poi un uovo con le nocciole intere sarà semplicemente un uovo con le nocciole. Beh, potevamo avere un po' di pazienza, Ma però, no, non ce l'ho perché queste sono quelle belle, quello con le nocciole e con le nocciole. Beh, posso dire una cosa? Non l'ho ancora visto, ma secondo me c'avrà la carta blu. Perché di solito le uova con le nocciole hanno la carta blu. Dai, Va scartiamoli. bene. Allora, ho trovato tre uova, tra l'altro le ho trovate tutte insieme, nonostante siano uscite in 3 settimane diverse. C'erano ancora tutte quante. Il primo anno che uscirono, cioè, non sono manco arrivate al negozio. Tipo, sono arrivate e sono finite, non siamo riusciti ad aprirle. Invece, quest'anno non ne vuole più nessuno, non so perché. Quest'anno aprono solo tutti i bauli, quello per cercare l'orsetto della tunna. Non lo so. Noi non apriamo queste uova che aprono tutti. Perché si sono chiamati, no? Ma che ne so, Ha quest'anno aprono chiamato, e ha solo. risposto vo. Hai capito? Cioè, è nuovo, o l'altro, e vo è l'altro. Cioè, capito? Ha Poi chiamato, so e ha io risposto quella vo. empatica d'Arpiturro, vabbè. Uovo. Comunque, abbiamo uovo di cioccolato bianco, Sì. è già bene, perché anche se pure voi mi avete detto che il cioccolato bianco non è buono, il cioccolato bianco è buonissimo, anche se non è cioccolato, ma è buonissimo. Buono così. Uovo di cioccolato bianco con granella di pistacchio e mandorla. Cioè, Non vedo l'ora proprio. questo deve essere buonissimo. Vabbè, non vedo l'ora. Poi Poi? Che abbiamo uovo di cioccolato al latte, palle sto che caramello. con caramello salato, Mamma, sto approvato da caramello. Gambero Rosso. Sì, gambe, mo, Ah, gambe, andando là. Io ho detto, raga. pure questo ho provato da Eh Gambero sì, è la stessa Rosso. E famiglia. questo no. Questo mi è piaciuto a Gambero Lui Rosso. no? No, Ma questo infatti no. vedi che è diverso anche opaco. La busta è opaca. Perché a Gambero Rosso mi è piaciuto Perché a Gambero Rosso gli piace questo. metallizzare. Ah, questo effettivamente è color gambero un po'. Ma vabbè. Uovo, senti? Uovo cremino, doppio strato con crema al pistacchio. Sì. Sono tutti uova da 350 grammi deluxe, perché questa settimana al Lidl c'è tutta la settimana deluxe per la Pasqua, che tu 2 settimane prima devi fare la spesa delle cose che forse poi Quindi vorrai mangiare a abbiamo, quant'è? Pasqua. Quindi abbiamo 1,50 kg di uovo.
Buono. Questo è buono, eh. Perché penso che sia latte fuori, però chi se ne frega? Cioè, dentro c'è la crema di pistacchio. Allora, tutte le uova hanno questo simbolino, visto che qualcuno poi mi scrive le fanno con gli insetti. Questo simbolino non vuol dire che dentro ci sono gli insetti. Vuol dire che usano materie prime che non distruggono le foreste. No, dai, non è vero. Te lo giuro, c'è qualcuno che pensa che questo simbolino voglia dire che dentro ci sono gli insetti. No, non è così, ok? È più grande quel problema che io, quindi quelli interrompere, secondo me. Vabbè. Allora, iniziamo ad aprire. Qui lo scontrino con i prezzi. Sì. E intanto vi dico che la prima rapina sta nel fatto che ho comprato 3 scatole dei sacchettini al tartufo, dove, secondo me, hanno tolto il tartufo. Cioè, i sacchettini del tartufo di 2 anni fa erano molto più tartufosi dei sacchettini al tartufo di oggi. Posso metterci la mano sul fuoco, buoni comunque, ma non c'è più il tartufo. Ma soprattutto perché proprio non si sente manco l'odore dentro al frigo quando lasci la confezione aperta, quindi non si sente, non no, c'è più, c'è meno tartufo. E ma soprattutto forse costano 1,29 euro. Forse sono scordato in quella scatola. Non lo so, vabbè, comunque è sempre la scatola della fine, no? Da che cominciamo? Da bianco? Io inizierei da, no, da questo. Iniziamo da questo. Ok. Allora, iniziamo da... Lasciamelo! Ma la crema me lo tocchi tu! Lascialo, apro io! Ma perché lo apri? Ma scusa, ma che cazzo sto facendo qua? Dai! Allora, sì. Uovo cremino di cioccolata, secondo te quanto costa? Questo? Devo dirlo conoscendoti o devo dirlo... secondo me? Conoscendomi è speso 1,33 euro. Ma che cosa? Se devo veramente andare a vedere veramente il valore di questo uovo, io potrei anche pagarlo 4,99 euro. Sai quanto costa? 7,99 euro. Sono impazzito. Sì. Quindi è pagato 7,21 euro, 22 euro. Di più! Volta. Sì. Hai capito? Sì, c'è proprio un cazzo da fare. Allora, c'è scritto con sorpresa, l'inconfondibile. Oh, sto prendendo il pallino apposta. Allora, tanto la gente... fai le cose professionali. Ah, intanto devi capire che alle persone a casa piace proprio questo modo di... Cioè tu che non sei capace no, del rinnovo di Pasqua. No, il modo in cui io apro, che sono bello aggressivo. State tutti qua per come Luca apre le uova di Pasqua. Voglioso di mangiare. Vero? Vedete, riuscite a vedere il valore del... la voglia di mangiare un uovo. Sarà l'inconfondibile gusto del pistacchio si unisce al tradizionale gusto del cioccolato. Dove lo fanno? Allora, ho aperto la busta male. Vabbè, andavamo dubbi. Lo fanno a buona striglia. Sì? Oh, dai. Allora, uovo. Questo è l'uovo. Apri l'uovo. Ma non sa l'uovo? No, sa solo di cioccolato al latte. Sa solo di cioccolato al latte. Mi piace il cioccolato al latte, però... Allora, dobbiamo aprirlo bene, va bene? Fa un po' come te pare, basta che apri l'uovo. Toc toc. Chi è? Sono Luca che non riesce ad aprire l'uovo. E invece guarda come l'ha aperto. Mamma mia, che artista. Io prendo la sorpresa. Eh no, dai. Ognuno la sua. Carino però, Prendi sorpresa. È da assaggiare. Che la sorpresa? Da assaggiare il uovo. Ah, certo che è da assaggiare. Che stiamo a fare qua? Scusa, stiamo qua a assaggiare l'uovo per dire che sorprese allora, ci stanno. Allora, ragazzi, c'è un portachiavi. A forma di? Casetta. Castello. Pacca. Mannaggia. Casetta. Leva la plastica. Allora, queste sono uova da adulto comunque, cioè no, non è che compri questo uovo. Lo sai che un bambino impazzisce per sta cioccolata. Ma sì, però in linea di massima ai bambini compri quelli coi pupazzi. Sì, che però... brutto. Cos'è, una chiesa? È brutto. Cioè, è tipo, c'era un negozio delle sorprese delle uova di Pasqua e quello che ha fatto le sorprese per le uova del Lidl ha detto... Allora, fammi scegliere. Qui c'è scritto reparto sorprese brutte. Molto brutte. Ma brutto proprio. No, ma che è? Io non lo comprerei. È un portachiavi di casa a forma di casa. Però ci sta. Magari brutto. Ci metti la chiave di casa. Ma è brutto. Sì, non è bello. Vabbè. 7,99,
No, spicci. 7,99. Assaggiamo sto cioccolato. Mi fa incollare sulla bocca. Credo di avere il Covid, non sa di niente. Di che sa? Sì, un po' di pistacchio. 7 euro di cioccolato. Vabbè. Immaginavo una botta molto più intensa di pistacchio. No, è buono. Perché il latte esterno è molto dolce. C'era fondente, forse era buono. Non so. Lo fanno al latte? Costa meno. Fondente era più buono. Non lo so. Il pistacchio non si sente come si dovrebbe sentire. Cioè. Allora, intanto io prendo la scatola di cioccolati perché sto per buttare dentro questo. E sono rimasta un po' delusa. Beh, cioè, mi aspettavo un'altra cosa. Ero gasata, ma aspettavo un'altra cosa. Diciamo che questo uovo. Che cazzo? Forse è per questo che non è stato di gambero rosso. Ah, gambero rosso dice assaggiato e ha detto regà qui non vado. Beh, effettivamente io non gli darei una gamberata. Termine tecnico del gambero rosso. Allora questo sarà buonissimo. Dei famosi gamberini, eh. Questo sarà buonissimo. È questo perché è arrivato il signor gambero, gambero rosso. Che detto, proprio si chiama Michele Gambero Rosso. Sì. Michele Gambero Rosso. Lui, allora. Lui ha una bacchetta a forma di gambero e gira per. Deluxe, uovo di cioccolato al latte con caramello al burro salato. Una cosa leggera. Uno di quei uovi leggeri. Allora, cioccolato al latte con invitante caramello al burro salato, con sorpresa la ranocchia e trallallero. Vado, eh? Questo posso aprire? Apri. Ah. Vedete come perde interesse quando le cose non le fa lui? Eh sì, perché fa tutto lei, parla, vuole aprire, vuole fare. Ci sono di fare. Voglio aprire un uovo, sono 3 e uno lo posso aprire? È che non puoi aprire. Meno male. Allora, questo sono costava. Qui. Ecco, mi hai fatto aprire più scrauso. 7,49. Scrauso. Abbiamo assaggiato quello, sapeva di vongole. Di vongole? 7 e fa pure questo. È al identico, latte. Identico. Identico, però in teoria. Vediamo lei come apre. È meno al latte forse questo? Andi. Ho latte proprio. Io lo vorrei rompere. Ho fracassato in milioni di pezzi. Ma perché? Non lo so. Vabbè, tanto se rompeva, vai. L'ho fatto in un milione di pezzi. Allora. Sì. Assaggiamo uno di questi milioni di pezzi. Porca, dentro della granella. Questo è più buono. Questo è più buono. Però uguale. Vado davanti all'appa, no? Il latte all'appa. Vabbè, ma poi so gusti. Però ci sono i granellini di caramello. Allora, devo mi ammettere. Mi piace. È salato. Devo ammettere che è buono. È però salato. È meglio dell'altro. Io mi piace troppo il cioccolato fondente, quindi boh. Non ci credo. Un'altra casetta? Hanno messo 3 sorprese uguali, me lo dici. 50 euro di uova, 3 casette. Ci accattavamo, frate. Ma la bruttezza di sto coso è rara proprio, eh. Ma perché? Ma chi è che ha messo queste? Cioè, articolo di bigiotteria. Ideato e prodotto in Italia da Selecta Oro. Selecta Oro, io penserei a cambiare i vostri designer. No, non ma, solo, so, ma magari nella giornata no. Però io non sono convinto che ci sono cose belle, ma non questo. Questo, raga, io penso che anche la signora Selecta Oro, penso che, secondo me non l'ha visto. Non l'ha visto, l'hanno prodotto, lei non lo sa. Lei non lo sa. No, allora, voglio pensare che non lo sai. Te l'hanno fatta alle spalle i tuoi dipendenti. Il bassano del grappa. No, lei non lo sa. Non è possibile che lei ha ordinato
di dire, ragazzi. Almeno metti una cosa diversa su ogni, cioè, tipo No, un no. gusto, un Cioè, io mi coso. immagino che sono seduti in un tavolo ovale tutti e lei ha fatto, senza te, ha detto, ragazzi, per il prossimo anno, idea, sulle uova che c'ha gambero rosso, metteremo dei portachiavi a Brutti. forma di case aperte, cioè di case completamente solo, ma che poi c'è solo la. Sì, non so, è brutto, non so come altro descrivere questa cosa, è brutto. Ma non è che è brutto. No, No, no. è Fammelo vedere, brutto. voglio rivederlo. Ma non cambierà, rimarrà brutto e ora ne abbiamo due. Allora, diciamo che questo. È Boh, io brutto. è un bambino che gli dai la chiave di casa, io ce lo metti là. Vabbè, non lo Che so, gli sto stai a cercando di dì? dare Ma un. Gli che stai a dì? vorrei dare Ma della che vita. No, bambino! gli vorrei dare Dai, della vita. leva su. Vabbè, comunque questa era meglio. La sorpresa era brutta allo stesso modo, però il cioccolato è più buono. Cioè, il gusto proprio totale è più buono. Vorrei dire che delle uova che avevamo aperto non era rimasto nulla e se l'è mangiato praticamente tutto Luca. Quindi fate la somma di tutto il vecchio cioccolato. E adesso vediamo quanto durerà questo qua. No, tutto tranne il bianco. Bianco l'ho mangiato io e sicuramente Caterina quando è stata qua. Bianco, raga, manco l'ho sfiorato. Ma tu ti sei mangiato tutto il resto? Vabbè, tutto fondente quasi. Buonissimo. Tutto il resto hai mangiato? E adesso te lo stiamo riempiendo. Ok, passiamo al terzo uovo di Pasqua! Uovo di cioccolato bianco con granella di pistacchio e mandorla. Secondo me questo è il più buono. Per chi non lo cerca né fondente né al latte, c'è scritto E sotto. quindi? È bianco. Ah, certo, è bianco. Allora, con Giusto. sorpresa, che spero sia diversa dalla No. casetta orrenda, Secondo me è bianco. apri Me. tu. Io. Vediamo, fa un suo sforzo. Ma proprio non mi piace, capito? Non mi piace, non sono più casato. Ma che pensavi di Perso trovarci qua? l'attenzione, non mi piace più. Ah, perché non ti piace la cioccolata bianca e non ti piace il regalo, Non quindi mi sei piace la cioccolata preferibile. bianca e c'è Tra proprio. l'altro, lo sai quanto costa sto? 8,99. Vabbè, Buchi, comunque uno paga la cioccolata, non è che paghi la sorpresa, eh. Sì, però 8,99. La prima volta che compro uovo. Perché? Lui è Perché sigillato. lui l'hanno incartato con la stagnola? Perché questo l'hanno fatto alle 8 la mattina. Ma c'è un premio dentro, allora questo è diverso, dai. Questo è diverso. Me lo sento. A me è una maracas, è un uovo di Pasqua. Dai, questo è diverso, me lo sento che è Bello. diverso. Questo è il più bello Alle intanto. lentiggini, un uovo con le lentiggini, raga. Questo intanto è il più Bello, bello. bello, molto Ma bello. perché ci hanno messo la stagnola secondo te su Molto questo? bello, raga, guardate. Bello. Bello, buono, annusiamo. Non odora di niente. Questo odora veramente di sabbia. Burro al massimo. È molle. Non ci credo. Ah, no, c'è Ah, la una cosa diversa. catenina, la catenina. Madonna, dentro com'è, raga? Cioè, ci sta un quintale di granella. È super Guarda dentro, granellone. raga, sembra parmigiano. Madonna, che buono! Dai, questo è buonissimo. Sorpresa. E lo sai che non ha lappa? Eh? Non ha come quello bianco dell'altra volta. Buono! Vabbè. Fa bianco, blu. Mamma mia. A me non piace proprio il Quanto cioccolato è bianco. granelloso! No, Questa è la mia sento, rovina. riesco a percepire che è un buon prodotto. Buono, questo è buonissimo. Cos'è? È un cuoricino, Che raga. sfida Cioè, praticamente è già. un braccialetto con il cuoricino che sto per mettergli qui dentro così. Dai, più carino della ciofeca di prima. Sì. Però, secondo voi, in Eccolo, quest'uovo bianco c'è sempre il braccialetto? O siamo stati sfigati noi che nelle cioè, anche nelle Proviamo. altre si può trovare il braccialetto? Eh? Ah, non lo so. Va bene, fa Dammi. Vabbè, niente, tu parla. eh? Questo è il ciondolino. Sì, già l'abbiamo fatto Ah, vedere. ok.
No, perché di solito te scordi. Allora, io vi vorrei solo far vedere quanta granella c'è in quest'uovo di Pasqua. Cioè, questo è un cratere di granella. Posso dire, questo secondo me è il più buono. Non lo so. Non lo so che cosa sei qui a fare. Riesci neanche a mettere il braccialetto? Come DiCaprio in Titanic, proprio. Ti fidi di me? Ma poi perché me lo stai mettendo? Ma vedi che manco tu sei capace? Vabbè, basta, c'era un braccialetto. Fammi vedere, no, no, non ridammelo. Non lo voglio. Comunque, anche questo è fatto da Selecta Oro. Si attacca. Vabbè, se avete comprato l'uovo e l'avete già aperto, male, perché le uova si aprono il giorno di Pasqua. Noi facciamo questa cosa solo per i video, ma non si aprono le uova prima di Pasqua. Sì. Va bene, soprattutto i bambini. I bambini, le uova si aprono il giorno di Pasqua. E soprattutto non si per aprono capire prima, Selecta Oro che soprattutto per capire che... Cioè, ma nelle altre uova c'è sempre la casetta. L'ultima volta, raga, giuro. Ok, questo è il braccialetto. Io ho il polso di un bambino neonato. Hai dovuto stringerlo, sì. È ancora largo. È ancora largo. Cioè, vedete questo pezzettino che avanza? Però posso dire, di oro non c'è niente, solo il nome. Non lo so, sai? Questa cosa è fatta di... Voglio andare dal tipo quello di TikTok. Capito quale? Il tipo... Ciao, questa ciao! È fatta di coso, tipo di... Tutto molto spontaneo là dentro. Come si dice? Di una roba che ti diventa verde intorno al braccio domani. Con papà. Brava, sì, quella roba. Sì, sì, sicuro proprio. Va bene, allora. La cioccolata abbiamo adesso... dentro il coso di Ciccio, Ciccio Gamer. Ciccio Gamer, adesso abbiamo 7 kg di cioccolata Ciccio Burger, nuovo, stava chiamando. Di nuovo. Non so quali altre uova di Pasqua vale la pena aprire prima di Pasqua. Forse potremmo cercare le più economiche del supermercato? Mamma mia. Vi interessa? No. Volete un video dove apriamo le uova di Pasqua più economiche dei supermercati normali, non dei discount, no. Proprio dei supermercati? No. Tipo vado all'Emisfero, vado al Conad, vado alla Coop e prendo l'uovo di Pasqua più economico di questi supermercati. Secondo me non gli frega nulla, non gli interessa proprio. Secondo me interessa. Scrivete nei commenti se vi interessa vedere questo video. Se volete vederlo, lo faremo la settimana prossima. Allora, bilancio. Quello da 9 euro vale 9 euro? È un film, la puntata delle Big Bang Theory, praticamente, questo video. Cosa? Non è vero. Di più. Vabbè, ma dovremmo tirare delle conclusioni in questa... Ma cosa ridi? Ma sei scemo? Tre uova abbiamo aperto. Ma non sta ancora cominciando la partita. Allora, bianco 8,99. Cremino al pistacchio che non sa di pistacchio 7,99. Caramello salato che sa un po' di caramello salato 7,49. Quale ricomprerei? Bianco. Quale ricompreresti? Nessuno di questi tre. Perfetto. E quello al caramello salato è buonino, quello cremino al pistacchio non è niente di che. A meno che non vi piaccia molto il cioccolato. Allora, se avessero... fatto. Un fondente non l'hanno fatto, non ho capito, perché secondo me quello con le nocciole sarà fondente. Vabbè, vediamo. Potrebbe essere, ma non lo compriamo, basta. Anche perché un'altra casetta di Selecta Oro non me la merito. Bene! Sempre lei lo fa. Secondo me sì. Quindi, da questo video dove apriamo le uova di Pasqua Deluxe dell'Lidl. È tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!